Bene, buonasera a tutti, è veramente con grande piacere che questa sera l'Istituto dei Beni Culturali può offrire al pubblico bolognese una conferenza della professoressa Natalie Ni, che è direttore di ricerca alle cose sottetute alla Scienza Sociale di Parigi e che è una delle maggiori e più importanti sociologhe che si occupano di arte contemporanea e di patrimonio esistenti in Europa, per cui l'onore che ci fa di essere venuta qui con noi, per la quale la ringraziamo moltissimo, è davvero per noi importante. Importante perché, come sapete, l'Istituto si è dato l'obiettivo di riflettere sui temi del patrimonio in un'accezione larga e per entrare nel merito del dibattito il più possibile internazionale, e oggi ci riusciamo. Devo ringraziare anche, che non è qui presente perché è impegnata a Modena, la consigliera dell'Istituto Michelina Borsari, che è stata molto importante nel creare il contatto con la professoressa, e dall'altra parte voglio ringraziare anche il Mulino, suo direttore Bruno Simili, qui presente, perché si tratta dell'inizio di una collaborazione tra l'Istituto e la rivista. Anche questa riteniamo molto importante per potenziare la divulgazione, la trattazione dei temi del patrimonio. Quindi utilizzando, noi siamo abituati a utilizzare le nostre riviste interne, che sono molto importanti per soprattutto gli addetti ai lavori e un pubblico di specialisti, con la collaborazione col Pulino l'idea è quella di andare oltre e di intercettare un pubblico più vasto, ma naturalmente molto qualificato, perché stiamo parlando di una delle maggiori riviste di cultura del nostro paese. La professoressa Enic ha scritto esattamente 10 anni fa, se non sbaglio, pubblicato un libro molto importante sul valore del patrimonio, e su questo argomento abbiamo concordato che terrà la conferenza di questa sera. Il tema del valore del patrimonio, naturalmente approcciato non sotto il profilo strettamente economico, ma, come vedrete, sotto un profilo concettuale più ampio, con una serie di declinazioni estremamente importanti e suggestive, per le quali mi auguro, al termine della conferenza che la professoressa terrà in italiano, ci possano essere, per la qualcosa la ringraziamo ulteriormente, naturalmente, mi auguro ci possano essere poi domande e occasioni di approfondimento, perché si tratta per noi davvero di un'occasione straordinariamente importante, preziosa di riflessione. Quindi, a vous, merci ancora. Sono io che la ringrazio per l'invitazione, sono particolarmente felice di essere qui stasera in questo posto meraviglioso, sì, e grazie anche per la vostra presenza. E dunque proverò a capire con voi cosa costituisce il valore del patrimonio, e per capirlo occorre fare riferimento ai valori messi in gioco da chi ha attribuito al patrimonio un certo valore, trasformandolo così in un oggetto di valore, ossia in un bene, nel senso di un bene culturale. Cerco di spiegare questi tre significati della parola valore esattamente come li ho appena usati. Il primo significato è il valore nel senso di grandezza, importanza, qualità. È il significato del titolo di questa conferenza, il valore del patrimonio. Il secondo significato è lo status di un oggetto cui è stato attribuito il valore nel primo senso, diventa quindi un valore nel senso di un bene, un oggetto desirabile, un bene di un'eredità. Infine, il terzo significato della parola valore è il principio
principio in virtù del quale il valore inteso nel primo senso viene attribuito ad un oggetto, facendone così un valore nel secondo senso. Per esempio, i valori intesi come principi per il riconoscimento di valore che trasformano un oggetto qualunque in un oggetto patrimoniale sono in particolare l'antichità e l'autenticità, ma non solo, come cercherò di dimostrarvi. In prima battuta comincerò elencando i valori principi, valori nel terzo senso, che comunemente intervengono nella valorizzazione del patrimonio, facendo un esempio che vi sarà familiare, come lo è per milioni di persone in tutto il mondo. Successivamente vi presenterò l'elenco dell'insieme delle categorie di oggetti suscettibili di fare patrimonio in funzione del loro grado di evidenza e correlativamente dell'anzianità della loro categorizzazione come oggetti patrimoniali, dalla cattedrale al cucchiaino, come ha detto lo storico dell'arte francese André Chastel a proposito del servizio dell'inventario del patrimonio che creò con André Malraux negli anni 60. Dall'incrocio di queste due liste, le categorie dei principi di valutazione, le categorie di oggetti suscettibili di patrimonializzazione, vi proporrò in una terza fase una definizione globale della nozione di patrimonio che ci permetterà, almeno lo spero, di avere più chiarezza nel disordine delle sue varie accezioni. E infine mi concentrerò sul valore centrale in materia di patrimonio, cioè l'autenticità, considerandola non solo da una prospettiva assiologica, cioè relativa ai valori, la parola assiologica vuol dire che concerne i valori, ma anche economica. Passeremo quindi dalla sociologia della valutazione all'economia dei beni per concludere sulla questione dell'economia, che probabilmente è quella che vi aspettavate leggendo il titolo di questa conferenza e alla quale mi riprometto di riportarvi dopo questa digressione sociologica che spero non vi sembrerà troppo lunga. Avrete tutti sentito parlare dell'incendio di Notre-Dame de Paris dello scorso 15 aprile. Ora, se questo incendio è stato un evento a scala mondiale, è perché si tratta di un bene patrimoniale di altissimo livello, vale a dire riconosciuto come tale da un enorme numero di persone e non solo da coloro che lo usano, i cattolici, o da coloro che vi passano accanto, i parigini. L'emozione quasi planetaria suscitata da questa catastrofe è tipicamente quella che gli antropologi chiamano una emozione patrimoniale. E poiché l'emozione è molto spesso la conseguenza della sensazione che un valore sia stato violato o danneggiato, è comprensibile che l'incendio di Notre Dame abbia suscitato un'emozione così negativa, fatta di rabbia, indignazione e dolore. Questa emozione è la prova, in un certo senso, del valore che è stato attribuito alla cattedrale, al punto di renderla un bene quasi universale, un patrimonio dell'umanità, come si dice nel linguaggio UNESCO. Si dice UNESCO in italiano? UNESCO, sì. Proviamo ora a capire quali valori nel terzo senso i principi, cioè quali principi condivisi di appartenenza e sulla base di quale giudizio sono attribuibili a questo monumento affinché la sua valorizzazione sia così importante e il dolore per la sua distruzione così intenso. Per questo
non mi accontenterò di valori che probabilmente vi vengono in mente spontaneamente: bellezza, autenticità, antichità. È evidente infatti che sono in gioco altri valori: ardimento architettonico, celebrità, spiritualità, affezione, familiarità, patriottismo, significato. Per comprendere meglio lo status di questi valori, passerò ad un livello di analisi più generale, prendendo in considerazione grandi famiglie di valori, come ad esempio la famiglia dei valori estetici, nel caso della bellezza. Definisco queste famiglie registri di valori che, come vedrete, consentono una migliore comprensione della logica in base alla quale vengono formulati i giudizi di valori, facilitando il confronto fra oggetti differenti o differenti domini. In tal modo, il valore dell'autenticità, altrimenti detto il legame tra lo stato originario o, nel caso di Notre Dame, gli stati originari e lo stato attuale, questo valore dell'autenticità rientra nel registro del puro, al quale appartengono anche i valori di purezza, sincerità, pulizia, integrità, eccetera. I valori di bellezza, monumentalità, sublime fanno parte del registro estetico. Il valore dell'altezza e della complessità architettonica rientra nel registro tecnico. Il valore della fama rientra nel registro reputazionale. Il valore cultuale e non culturale di importante luogo di culto cattolico rientra nel registro che possiamo chiamare mistico. Il valore sentimentale per gli amanti di Parigi rientra nel registro affettivo. Il valore di legame con i nostri predecessori e di familiarità con un luogo vivo nella quotidianità rientrano nel registro domestico. Il valore patriottico, di emblema della nazione francese, rientra nel registro civico. E il valore di simbolo o di significato in riferimento alla storia della Francia o della civiltà occidentale rientra nel registro ermeneutico, quello delle significazioni. Puro, estetico, tecnico, reputazionale, mistico, affettivo, domestico, civico, ermeneutico. Tra questi 9 registri di valori si nomina il grande assente, il registro economico del valore di mercato. Infatti, un simile oggetto del patrimonio non ha letteralmente prezzo. Ed una delle lezioni della sociologia dei valori, quella almeno di cui mi occupo, che insegna che il valore non è assolutamente riducibile al prezzo, poiché l'assegnazione di un prezzo a un oggetto altro non è che un caso particolare di attribuzione di valore. Tale attribuzione, in effetti, non passa solo dalla quantificazione di un prezzo, ma anche dalla valutazione e dall'attaccamento. Qui l'attaccamento è stato testimoniato dalle numerose manifestazioni emotive che hanno accompagnato l'incendio. Quindi non abbiamo bisogno di assegnare un prezzo a Notre Dame per constatarne il valore. La presenza dei 9 registri di valori che prima ho richiamato è sufficiente a spiegare l'intensità dell'attribuzione di valore cui è soggetta la cattedrale. Notre Dame de Paris spunta un gran numero di caselle nel repertorio assiologico proprio della nostra cultura occidentale. Ma direte voi, è stato dimenticato un valore in questo repertorio, il valore dell'antichità. Tutti sappiamo quanto ciò conti nell'attaccamento verso un oggetto come questo.
Secondo menzionato, con gli altri valori, autenticità, bellezza, virtuosismo, notorietà, spiritualità, capacità di suscitare affetto, familiarità, patriottismo, simbolo di civiltà. E perché l'antichità non appartiene a un solo registro, ma può essere applicata a tutti. Il valore della purezza, il valore estetico, il valore tecnico, eccetera, sono tanto maggiori quanto l'oggetto in questione ci proviene da un lontano passato. In altre parole, l'antichità possiede lo status speciale di amplificatore di valore, uno status che condivide con altri tre amplificatori la novità, la rarità e l'universalità. Rarità e universalità sono peraltro valori presenti anche in Notre Dame. La rarità per la sua monumentalità, registro estetico, e il suo virtuosismo, registro tecnico, che ne fanno una eccezione nel paesaggio urbano. L'universalità per il carattere mondiale della sua notorietà e l'attaccamento che suscita. Ciò significa che la sua antichità e universalità, i due valori fondamentali di quel che ho definito il regime di comunità, in contrapposizione al regime di singolarità, ci permettono, grazie a Notre Dame, di collegarci contemporaneamente nello spazio con una comunità estesa alla scala planetaria e nel tempo con i nostri antenati e i nostri discendenti. C'è davvero di che piangere di fronte a questa perdita. Notre Dame de Paris, tuttavia, è un caso eccezionale che non è sufficiente per informarci su che cosa sia un patrimonio e che cosa ne definisca il suo valore. Notre Dame è emblematica per la sua monumentalità, la sua antichità, la sua universalità, eccetera, ma non è affatto rappresentativa della categoria patrimonio. Ci sono infatti molte altre categorie di oggetti patrimoniali e soprattutto l'elenco di queste categorie è cresciuto costantemente nel tempo e sempre più rapidamente. In passato si parlava più di monumenti storici che non di patrimonio, come fece lo storico dell'arte Alois Riegel nel celebre saggio che ha dedicato a questo argomento all'inizio del XX secolo, il culto moderno dei monumenti. In effetti, quel che oggi chiamiamo patrimonio riguardava essenzialmente, in primo luogo, i grandi edifici religiosi, i castelli, i palazzi, gli archi di trionfo, le grandi opere d'arte, eccetera. Ma a partire dagli anni 70, 1970, sono intervenuti cambiamenti straordinari. Dopo che nel 1972 l'UNESCO votò una convenzione per la protezione del patrimonio culturale mondiale, il 1975 fu proclamato anno europeo del patrimonio. Tre anni dopo, in Francia, fu creato all'interno del Ministero della Cultura la nuova direzione del patrimonio. Il decennio successivo si aprì con l'anno del patrimonio del 1980. Così la parola patrimonio è entrata nel linguaggio comune da non più di due generazioni. Oggi non si contano nemmeno più gli usi del termine da quanto è diventato familiare a tutti. Con la comparsa del concetto di patrimonio al posto di quello di monumento, abbiamo assistito a una significativa estensione delle categorie di oggetti suscettibili di farne parte. Questa estensione è stata anzitutto cronologica. Il limite temporale che consente alle opere di ottenere il titolo di patrimonio non ha mai smesso di scivolare verso il presente. In tal modo, dalle opere dell'antichità riscoperte nel Rinascimento,
si è passati a quelle del Medioevo, riabilitate nell'Ottocento per impulso di Viollet le Duc, e poi alla produzione dei periodi moderni e contemporanei. Queste tuttavia sono state prese in considerazione dall'ultima generazione solo con una certa esitazione, con resistenze più o meno forti. Molte opere del Ottocento e Novecento sono state distrutte sia in nome di un imperativo di modernizzazione, sia in nome di esigenze di buon gusto. Così a Parigi il Grand Palais e la stazione d'Orsay, adesso il Musée d'Orsay, sono riuscite a sfuggire alla demolizione, ma i padiglioni di Balzac delle Halles sono stati distrutti nei primi anni 70. Quanto alla Torre Eiffel, è stata classificata monumento storico solo nel 1964. Oltre cronologica, l'estensione è stata topografica. Tenuto conto degli effetti della modernizzazione, crescente urbanizzazione, sviluppi stradali, eccetera, e dell'espansione del turismo, il monumento ha visto accrescere il proprio valore al di là delle sue proprietà intrinseche riguardanti la storia dell'arte, per inglobare la qualità del suo ambiente, il fascino dei dintorni, l'autenticità del paesaggio che lo circonda. Per queste ragioni, a partire dal 1930, sono stati progressivamente destinati alla protezione gli ambienti circostanti, i siti, le aree urbane, sebbene non siano monumenti. Poi, al di là dei paesaggi, è la natura stessa, non solo gli oggetti prodotti dall'uomo, a diventare un bene patrimoniale a partire dagli anni 70 con l'introduzione del concetto di patrimonio naturale nelle convenzioni internazionali. Vi è inoltre una terza forma di estensione del concetto di patrimonio che consiste nell'apertura della categoria monumento storico non più solo a monumenti rilevanti e prestigiosi, ma anche a opere di minor valore che valgono meno con riguardo ai canoni dell'estetica tradizionale che per la loro singolarità, come il famoso palazzo ideale del Postino Chevalo, o come pure all'opposto per il loro valore di testimoni della vita quotidiana e tradizionale dei trasporti, del commercio, dell'industria, aziende e locali agricoli, fontane, lavatori, croci stradali, mulini, forni, strumenti di artigianato rurale o anche ambienti pubblici, caffè, cinema o teatri, decorazioni di negozi, elementi di arredo urbano, insieme, stazioni ferroviarie, miniere o fabbriche. Apparvero così in Francia negli anni 70, lì e con musei. E ciò che viene talvolta chiamato il nuovo patrimonio, che deve spesso la sua esistenza all'azione di associazioni locali, sostenute dall'inizio degli anni 80 dalle autorità pubbliche, nell'ambito del patrimonio rurale non protetto o del patrimonio industriale. Infine, l'introduzione del UNESCO della nozione di patrimonio culturale immateriale ha permesso di estendere la categoria non solo agli oggetti, ma anche alle attività, danze, spettacoli, riti, cerimonie, eccetera. Nel mondo accademico, l'espansione del nuovo patrimonio è stato il portato della penetrazione nell'archeologia e nella storia dell'arte, della storia del folklore, i cui primi musei dedicati alla cultura contadina risalgono dall'ultimo quarto dell'Ottocento. Oggi l'interesse degli etnologi per lo studio e la conservazione delle pratiche della nostra cultura alimenta questo recente movimento di patrimonializzazione multidirezionale.
Compariranno così le prime misure di patrimonializzazione della gastronomia, mentre il concetto di luogo di memoria, creato negli anni Ottanta grazie al lavoro dello storico francese Pierre Nora, si è subito concretizzato nella protezione delle abitazioni che testimoniano il carattere o lo stile di vita di uomini o donne che sono diventati famosi e appartengono alla storia nazionale, come, fra i molti altri esempi, la stanza di Van Gogh nella Locanda Rabu di Auvers-sur-Oise, classificata nel 1987 con tutti gli arredi, compresa la lampada ad olio. Infine, la quarta e ultima estensione della categoria monumento storico è stata di natura strettamente concettuale. Ha riguardato il principio fondamentale della qualificazione dell'oggetto. Infatti, si è passati dalla logica dell'unico, che prendeva esclusivamente in considerazione opere uniche o eccezionali, alla logica del typicum, che considera l'elemento di una serie, di un insieme o anche di un contesto. Il valore dell'oggetto non è più quindi legato alla sua rarità, se non addirittura alla sua unicità, ma alla sua tipicità, in quanto cumula tutti gli aspetti caratteristici della sua categoria. Questa logica consente, ad esempio, di proteggere una struttura a graticcio, la decorazione di un negozio, una vecchia casa colonica. In generale e in concomitanza con l'attivazione del servizio dell'inventario del patrimonio, che questa estensione del processo di patrimonializzazione, sia cronologica, topografica o concettuale, si è fatta sempre più marcata. A questo punto non sembra facile definire il patrimonio a fronte della molteplicità e della eterogeneità di categorie di oggetti suscettibili di fare patrimonio. Dietro questo mosaico di oggetti, cattedrali e castelli, fattorie e mulini, ponti e stazioni ferroviarie, arredi liturgici e ostensili del passato, dipinti e sculture, siti urbani e base paesaggi naturali, come pure rituali e cerimonie, esiste qualcosa in comune che giustifichi la loro assegnazione alla categoria di patrimonio? La questione si pone. Ma penso di sì. Ed è proprio il passaggio attraverso la questione dei valori che ci aiuterà a capirlo. Infatti, oltre alle qualità estetiche, tecniche, simboliche, culturali, eccetera, che procurano ad un oggetto o ad un'attività lo status patrimoniale, per essere investito di una funzione patrimoniale è necessario che quell'oggetto o quell'attività soddisfino una doppia evenienza. In primo luogo, l'assunzione come bene comune da parte della propria comunità di appartenenza, che sia a livello privato di una famiglia o a livello molto più generale di una nazione o persino dell'umanità, e in secondo luogo la perennità del suo valore in virtù di un trattamento conservativo deve provenire dal passato e un supporto della memoria e poter essere tramandato alle generazioni future. Dunque la prima condizione, la comunità di appartenenza, attiene alla sua grandezza nello spazio in virtù dell'estensione del numero di esseri umani coinvolti. In assenza di questa condizione, nulla potrebbe distinguere un oggetto patrimoniale da un semplice elemento di eredità familiare, come il dipinto sul mio cabinetto. La seconda condizione, la perennità del valore, attiene invece alla permanenza nel tempo in virtù dell'estensione della durata.
in assenza di questa condizione nulla distinguerebbe questo oggetto da un semplice bene comune come un pannello di segnalizzazione, per esempio. La funzione patrimoniale consente quindi a un oggetto qualunque di passare dallo stato di bene privato a quello di bene comune, nel senso degli economisti, sfuggendo tanto al destino di cosa da gettare quanto a quello di cosa ridotta alla sua materialità e alla sua utilità. Questo è il senso delle recenti polemiche a proposito dello status della foresta amazzonica, bene nazionale o patrimonio mondiale, oggetto di sfruttamento o oggetto di conservazione. Dal momento in cui la funzione patrimoniale viene applicata a un oggetto, esso diventa anche un semaforo, portatore di significati come una reliquia o un oggetto sacro, un oggetto di quelli che non possono essere scambiati o regalati, ma che devono essere conservati. Infatti, il carattere specifico di un oggetto patrimonializzato, che entra cioè a far parte del patrimonio culturale, e di essere soggetto a un doppio vincolo. In primo luogo, il vincolo della insostituibilità, non può essere sostituito da un altro, anche apparentemente simile, a differenza degli oggetti ordinari. In secondo luogo, il vincolo dell'inalienabilità, che si applica a tutte le opere appartenenti alle raccolte museali. Ciò conferisce all'oggetto uno status molto speciale, coniugando da un lato la sua massima valorizzazione e dall'altro la sottrazione al mercato, dal momento che un oggetto del patrimonio non può essere venduto se non a condizioni molto restrittive. È esattamente ciò che significa l'espressione corrente non ha prezzo. Il valore è troppo grande per essere misurato e troppo estraneo alle leggi di mercato per essere oggetto di valutazione monetaria. Ciò fa del patrimonio una magnifica sfida al riduzionismo economista. L'apice del valore è nella nostra società il non avere prezzo. Ma l'assenza di un prezzo non significa l'assenza di valore economico. Possiamo concludere osservando come i valori intesi nel senso di principi per il riconoscimento di valore contribuiscano a conferire a un oggetto patrimoniale del valore nel primo senso di grandezza e come questa stessa valorizzazione possa essa stessa trasformarsi in valore di mercato. Ritorniamo a questo scopo al valore cardine in materia di patrimonio, l'autenticità. L'autenticità, come abbiamo visto, è un valore fondamentale perché è comune a tutti gli anelli della catena patrimoniale, in quanto stabilisce la continuità del legame tra lo stato attuale e lo stato di origine. Una continuità certamente soggetta a tutti i tipi di difficoltà di cui discutono appassionatamente gli specialisti, come ci hanno in particolare ricordato dopo l'incendio di Notre Dame le evocazioni di Viollet-le-Duc e delle sue scelte di restauro. Salvo che per una errata identificazione non può figurata nel corpus patrimoniale nessun artefatto considerato per la sua sola antichità o per la sua sola rarità o per la sua sola significatività o per la sua sola bellezza, qualora non sia autentico. Al contrario, possono figurare nel patrimonio artefatti che non sono né antichi, né rari, né
e particolarmente carichi di significato, dei beni, ma che sono stati riconosciuti dagli specialisti come autentici. Una volta riconosciuta questa qualità, è evidente che gli oggetti e gli edifici patrimoniali sono, come i musei, delle miniere di autenticità. Ma miniere che hanno questa straordinaria proprietà di essere inesauribili, dal momento che il bene che ne ricaviamo non è consumabile se non dallo sguardo e dal passarvi accanto. Un valore intangibile, dunque. Lungi da ridursi alla loro dimensione oggettuale, questi beni sono soprattutto portatori di emozioni e più precisamente è la particolare emozione che procura l'essere in presenza di cose insostituibili, di quelli che ho chiamato oggetti persone sotto la tripla specie di reliquie, di feticci e di opere d'arte. Ciò che si fruisce nella visita di una cattedrale, di un castello, di un museo è infatti l'autenticità. E l'accesso a questo particolare valore che viene pagato con il biglietto d'ingresso almeno quanto l'accesso alla bellezza delle opere. Quello che i visitatori vengono a cercare non è solo lo spettacolo di un'architettura grandiosa, di un'arte eccezionale, e anche e soprattutto il contatto con la persona stessa dell'artista o con il vero antico. E attorno a questo valore di autenticità che confluiscono gli strumenti intellettuali degli studiosi, così come le emozioni dei profani, anche se con una certa ingenuità in questi ultimi e con un certo distacco dei primi. Così, nella misura in cui tutti, dai profani agli specialisti, dai visitatori ai conservatori, dai semplici ammiratori ai veri intenditori, condividono la stessa ricerca di autenticità, si crea una certa forma di uguaglianza. Cominciamo allora a rimpiangere l'assenza nei testi di economia di un capitolo che potrebbe intitolarsi Economia dell'autenticità, un capitolo in cui il patrimonio avrebbe il primo posto, perché è un po' la storia della lettera rubata. L'autenticità del patrimonio è una manna pervasivamente presente e talmente visibile nella nostra società che finiamo per non riconoscerla più. Eppure è lì, ovunque intorno a noi, in ogni visita al castello, in ogni ingresso a pagamento in un museo. L'autenticità è quel che costituisce, dopo tutto, un pezzo non trascurabile della nostra economia e, ancora di più, di ciò che ci permette di vivere in un mondo comune, cioè in comunione con i nostri simili. Ecco dunque, in sintesi, cosa costituisce il valore del patrimonio. Grazie. Bene, grazie. Veramente si è trattato di una conferenza molto dettagliata, acuta e anche sotto il profilo dei termini molto accurata, per cui la ringrazio moltissimo. Sono sicuro che essa ha avuto delle risonanze nella specifica esperienza di ciascuno di noi e questo naturalmente comporterà, immagino, che ci saranno domande, naturalmente. E ovviamente anch'io me ne sono venute in mente alcune, ma non intenderei prevaricare, perché davvero devo ringraziare la professoressa che ci ha dato un saggio di grande capacità e di grande capacità analitica. Per esempio, nessuno di noi, diciamo che veniamo dalla tradizione italiana, penserebbe di definire
una delle caratteristiche del patrimonio, identificarla nella novità, perché noi siamo abituati, viceversa, alla preponderanza dell'antichità, ma è esattamente vero, anche noi viviamo la pressione della novità che toglie tempo al patrimonio, cioè che lo rende meno lontano, no? Che lo avvicina alla nostra esperienza e quindi in questo modo poi pone il problema della selezione e quindi del che cosa e come conservare. Ma ripeto, non vorrei in questo momento prevaricare invece le domande del pubblico che sollecito a intervenire. Prima di tutto devo scusarmi per non parlare veramente italiano. Per non parlare veramente italiano, sono spagnolo. Ho sentito molto interessante quella cosa di parlare dell'autenticità, perché alcuna volta devo dire che non c'è il valore, che non c'è nel mondo reale il presempio, no? È un valore dannoso. Ma in questa riflessione dell'autenticità e dell'economia, per dirlo così, ho pensato in una, dire, una piccola ossessione da me qui bolognese, che e voglio fare una riflessione. Qui a Bologna c'è un capolavoro assoluto della scultura, penso che nell'arte occidentale, che è il compianto Niccolò Velarga. Conosco il compianto Niccolò Velarga, la prima volta sono qui a Bologna, 15 anni fa, e sempre ritorno. È il compianto per decisione della Fondazione del Carismo, è stato come un'opera ora di pagamento. Devo dire che il compianto che io conosceva 15 anni fa nella chiesa Santa Maria della Vita, nella sua cappella, forse senza, no, non peggio che ora, perché la museologia, diciamo che la museologia, museografia del compianto ora, meglio non parlo. Questo compianto era meno autentico che ora, che dobbiamo fare il pagamento di 4 euro cada volta che uno ha il desiderio del rincontro nel compianto, perché io capisco benissimo che è necessario, che moltissima volte l'autenticità diventa di fatto un pagamento e arrivo a questo luogo un po' personale, perché è come una restrizione, ma alcune volte non c'è. E questo che è un esempio forse troppo bolognese, almeno mi fa questa riflessione su questo, e non so se quell'idea di pagare per incontrarsi il patrimonio, per percepire una più grande autenticità, c'è così. Ci sono stati dei dibattiti a proposito di questa cosa? Sì, sì. E il dibattito è un'altra, che tipi di posizioni? Meglio che parli la gente di Bologna. Fra chi ovviamente voleva mantenere il libero accesso al patrimonio come patrimonio di tutti, sottolineando appunto la sua caratteristica di bene comune, e chi invece sottolineava che per mantenere questo patrimonio c'è bisogno del bile denaro, e che quindi quella era forzatamente una scelta obbligata. Ecco, di fatto queste erano le posizioni. E quindi si traduce in un valore economico del mantenimento del bene comune. Sì. Allora, diciamo che questa questione si pone in tanti paesi a causa del turismo, cioè quando gli utilizzatori, se si può dire, gli spettatori di un bene patrimoniale sono dei residenti del paese, si capisce che è un bene comune, che dunque ogni deve avere la possibilità di vederlo senza pagare, ma a partire dal momento che delle folle di turisti vengono specialmente per vederlo, diventa più o meno un bene di consumazione
per stranieri e dunque le questioni della mercificazione si pone, e questo è il caso, penso, in tanti posti nel mondo. C'è sempre stato un momento quando si è dato questo, che possiamo fare pagare, ma se facciamo pagare solo i turisti c'è una inequalità, e dunque si è tentato di far pagare tutti, che anche meglio per a migliorare le possibilità materiali del restauro, eccetera, ma a questo momento si perde il senso del comune nazionale. Anche locale. Non c'è una risposta perfetta per questo, è sempre un compromesso tra valori diversi, valore economico, valore civico, di senso di appartenenza a una comunità che possiede questo bene straordinario, valore di affettività, eccetera. Dunque, viviamo in un mondo dove i valori sono diversi e spesso contraddittori, e dunque dobbiamo fare compromessi. Questo lo conosciamo molto bene. L'idea di trovare una soluzione che potrebbe soddisfare tutti i valori è doppia. Allora, innanzitutto grazie per la sua lezione, così ricca di spunti, e qui credo io, come appartenente alle BCI e tutti i colleghi, ci siamo molto ritrovati in questo momento degli anni 70 che esprime l'esplosione di un altro modello di patrimonio che è poi alla base dell'istituto stesso. E così condivido pienamente questo richiamo all'emozione come termine, tutto sommato anche cognitivo nei confronti del patrimonio. Ecco, però vorrei chiedere, rispetto alla sua visione, il concetto introdotto dalla Convenzione di Faro, che espande all'infinito e in un certo modo ribalta la concezione del patrimonio dall'oggetto al soggetto, e sfida fortemente proprio questa autenticità e lo stesso concetto di perennità. Allora, penso che sia davvero un problema per la perennità, perché un'azione non ha il destino di diventare perenna. Un'azione è momentanea, dunque una cerimonia, un rituale, eccetera, sono per definizione dei momenti effimeri, si dice. Sì, certo. E questo è il contrario dello statuto di un oggetto patrimoniale, che è un oggetto e dunque rimane. Non sono d'accordo per l'autenticità, perché c'è un modo di valorizzare un gesto, un'azione, un rituale attraverso il valore dell'autenticità, cioè quando si constata o si vede o si pensa che un tipo di rituale è stato continuato nel tempo senza essere cambiato, si è considerato come autentico. Ci sono anche dei rituali che sono stati molto trasformati dal turismo e che dunque non sono considerati autentici. E uno dei criteri per la denominazione di patrimonio culturale immateriale, che adesso esiste, uno di questi criteri è l'autenticità. Dunque, anche per questo tipo di patrimonio, che è all'opposito del patrimonio degli oggetti, che è questo patrimonio immateriale,
concezioni del patrimonio, il valore di autenticità è anche pertinente. Può sembrare paradossale, ma è così. Vi volevo riagganciare al discorso della storicità, in particolare tra le categorie che ha considerato, perché mi pongo nei rapporti con il contemporaneo, sia nell'arte che nel manufatto architettonico, parlavamo di architettura. Quindi quali sono gli elementi che fanno diventare, anche sul discorso dell'unicità, un elemento contemporaneo in arte, architettura, in qualsiasi, un oggetto, un patrimonio? Quali sono gli elementi che fanno permettere a noi di riconoscerlo come tale? È una questione che si pone evidentemente per gli specialisti del patrimonio, e in particolare non so se in Italia avete lo stesso, ma in Francia abbiamo il servizio dell'inventario del patrimonio, che è un servizio che non decide di classificare un oggetto come un monumento che deve essere protetto, salvato fisicamente, ma che lo studia, lo inserisce e ne conserva una traccia fotografica o con parole, con descrizioni, eccetera. E dunque questo servizio è posizionato meglio che il servizio dei monumenti storici per interessarsi a degli edifici contemporanei, e lo fa. Però il problema è come si fa quando il valore di antichità non funziona, no, davvero. E dunque ho osservato il lavoro di questi specialisti dell'inventario e ho visto come fanno. È difficile per loro, è vero, ma hanno dei criteri. E il criterio più importante, mi sembra, è il criterio della significazione, cioè se possono mostrare che questo oggetto, questo edificio è particolarmente significativo della sua categoria, ha tutte le proprietà della sua categoria, dunque che è assolutamente tipico, allora diventa interessante per loro. E dicono anche una parola che è assolutamente vietata dalla direzione del servizio, e bene, lo dico. Hanno l'intenzione di pronunciare questa parola, ma non devono dire lo vediamo perché è bello, no. Però quando vedono che una cosa che sembrava bruttissima, ma quando per loro diventa interessante perché è un esempio perfetto della sua categoria, allora, oh, ma che bello! E questo può essere un patrimonio miserabile, però per loro è bello perché è tipico, e dunque diventa una specie di criterio scientifico di interesse patrimoniale. E a questa condizione un'architettura contemporanea, forse non monumentale, non segnata da un grande architetto, può diventare interessante per un specialista, ma questo è un livello molto specializzato del lavoro dei professionisti, sì, del patrimonio. Non so se ho. E ascoltando il suo intervento mi sono venute in mente due suggestioni che mi hanno portato un po' dall'altra parte. Intanto, quando ha detto del fatto che uno degli elementi che è necessario per capire se l'oggetto può diventare oggetto patrimoniale è essere riconosciuto bene comune da parte della comunità, mi è venuto in mente che, prima citato nel libro di memoire, è la definizione del luogo di memoria. Però il paradigma francese prevede che sia un elemento simbolico per una determinata comunità. Mi è sempre colpito molto come in Italia in realtà c'è stato uno slittamento verso qualcos'altro. Se lei prima citava come esempio di Lieu de Mémoire la casa di la stanza di Van Gogh, da noi no. Da noi c'è stato fatto questo tentativo. In realtà c'è stato uno slittamento sia in Italia che in Germania, che ha portato verso il trauma,
cioè il luogo di memoria, i luoghi di memoria, la rete dei luoghi di memoria in Italia è strettamente legata alla violenza, in particolare alla violenza della Seconda Guerra Mondiale. Poi questo è arrivato anche a tempi più recenti e questo elemento mi ha colpito molto. Mentre in Germania si è creato un doppio traducente, Gedenkstätte e Erinnerungsorte, in Italia questo il portato simbolico per la comunità e la durata del tempo si è fuso con una necessità di una commemorazione di altro tipo. Invece, parlando di autenticità, improvvisamente mi è venuto in mente il caso Damien Hirst, l'artista, 2 anni fa, che organizza questa opera in forma di esposizione che prende in giro completamente il senso di autenticità, generando anche una ambiguità per tutti quelli che andavano a mettere presente il caso di Palazzo Grassi, della mostra The Wreck of an Unbelievable, e in realtà con delle opere autentiche, ma sue, dove il gioco dell'autenticità, cioè del valore di antichità, della bellezza, era tutto messo in campo, ma era falso. Ciò che era vero era essere un lavoro suo e quindi il valore economico. Quindi in realtà si innesta perfettamente, generando un paradosso, ma perfettamente nel suo discorso sui valori. Sì, un esempio molto interessante, grazie. Il fatto qui si tratta di una cosa che ho trattata nel mio libro Il paradigma dell'arte contemporanea, che Daniel Hirst è un artista contemporaneo, e in questo libro dico che una delle maggiori proprietà dell'arte contemporanea è di trasgredire limiti, e in particolare il limite tra arte e non arte, e di trasgredire i valori. Dunque, questa opera, Daniel Hirst, ha molto intelligentemente trasgredito il valore di autenticità, patrimonio, è ovvio, ma l'ha fatto ovviamente, cioè non è una vera falsità, poiché nessuno è stato ingannato da questo, spero di sì. Parte del pubblico, trovandosi nella cornice di Palazzo Grassi, in realtà aveva dei momenti di esitazione, molte persone non erano consapevoli dove si trovavano, c'erano proprio dei pubblici diversi, colpiva molto. Dunque ha giocato con il valore di autenticità, e spiego nel paradigma della contemporanea che il registro ludico, è un registro fondamentale nell'arte contemporanea, quello del gioco. E dunque è una esemplificazione perfetta di un'opera tipica dell'arte contemporanea. Non vuol dire che sia interessante in modo in quanto opera d'arte, ma sociologicamente è molto interessante per me. Ma sono molto interessata da quello che ha detto a proposito dei luoghi di memoria e dal fatto, non lo sapevo, che in Italia sono piuttosto legati al dovere di memoria. Sì. Sì, in realtà è stato fatto un tentativo, come Pierre Nora, Mario Snenghi, uno storico, ha coordinato un'opera che tentava di essere analoga, in realtà è minore come portato, però individuando dei luoghi fatti nello stesso modo, cioè libri, date, personaggi. In realtà è entrato molto di più quello che in Germania è il Gedenkstätte, infatti è molto, cioè il luogo di commemorazione, sì. Ma si usa il luogo di memoria per definirlo, e mi ha colpito come invece i tedeschi, che tendono a essere precisi, hanno creato un termine nuovo che è Erinnerungsorte, somiglia a Gedenkstätte, ma non c'è il senso la memoria come commemorazione, ma la memoria come facoltà. E qual è questo termine? Erinnerungsorte. Erinnerungsorte? Sì. Penso che se in Francia la situazione era come in Italia 30 anni fa, la nozione di... non si diceva luogo di memoria, si diceva luogo... era molto legata a una commemorazione sia di un trauma sia di un grande momento, dove un posto dove la gente può ricordarsi di qualcosa che conosce.
concerne la comunità nazionale e ricordarsi sia in modo positivo sia in modo negativo, e certo la seconda guerra mondiale piena di questo tipo di ricordi, e penso che sia l'iniziativa di Pierre Morin, che è un universitario, che non è un amministratore specialista delle commemorazioni nazionali, è un universitario, uno storico, che ha avuto questa idea di creare un concetto e di rinunciare attorno a questo concetto altri storici, antropologici, eccetera. E la cosa interessante è che questa invenzione concettuale ha avuto degli effetti amministrativi, fisici, di classificazioni, eccetera, eccetera. Mi permetto di aggiungere, anche se non sull'intera quantità di luoghi della memoria censiti da Nora, perché Nora fa tre operazioni, quella di successo la prima, la République, e la Nation il secondo. Quando arriva alle France, che sono in tre volumi, si perde, no? Se non sbaglio, cioè nel senso che la quantità di cose censite in realtà non corrisponde poi alle operazioni effettive di conservazione della memoria, se non sbaglio. Volevo dire anche un'altra cosa, io trovo molto corretto il tema del trauma per identificare i luoghi della memoria italiana. Nella regione Emilia-Romagna esiste una legge che finanzia la memoria, che è la memoria del trauma, i luoghi delle stragi fino a quelle più recenti del terrorismo, per esempio, partendo dalla seconda guerra mondiale. Quindi diciamo che calza molto bene questa declinazione. Mi permettevo di aggiungere una cosa sulla capacità francese di realizzare il classement degli edifici architettonici. Questo dipende dalla prima legge francese di tutela del patrimonio. La prima legge francese del 1887 è una legge che si attaglia agli edifici e non agli oggetti, come succede in Italia, e utilizza il concetto del classement, cioè della classificazione, che poi verrà copiata come tentativo dagli italiani, adottandola agli oggetti e fallendo. Ma nella sua versione originale, legata agli edifici, questo elemento della autenticità e della tipicità, perché non dimentichiamo che Viollet-le-Duc era stato il primo a organizzare una lettura tipica dell'architettura francese del Medioevo, dividendo addirittura regioni, la Francia in cinque regioni, ognuna delle quali aveva una sua architettura medievale considerata tipica. Quindi questo elemento della tipicità è fin dall'origine nella cultura della conservazione e nella selezione francese. Nel 1906 passa al paesaggio, i francesi approvano la famosa legge Bocquier, che è la prima legge di tutela del paesaggio, anch'essa fondata sul classement. Quindi questa è l'origine, che consente effettivamente di creare un processo di selezione che nel caso italiano invece, proprio perché il meccanismo è rovesciato, e cioè si parte da un oggetto che rientra nella sfera del patrimonio solo per riconoscimento successivo, cioè quando vorrebbe essere versificato, sostanzialmente nella maggior parte dei casi non si è riusciti nel tempo a ottenere. Però è vero che nel caso francese il classement applicato agli oggetti architettonici è stato la grande innovazione che ha consentito per la prima volta a un paese occidentale di esercitare realmente una forma di tutela. Esatto. E aggiungo, a proposito del classement delle architetture contemporanee, che la legge ha cambiato, perché all'inizio non si poteva classificare, classificare, classare. Sì, si può dire ambedue anche in Francia.
subito. Riso se non si poteva classare un edificio se il suo autore era ancora vivo. E poi c'era stato un cambiamento, bisognava che fosse almeno una generazione tra la data di costruzione e la data di classamento. E poi adesso si fa un po' secondo ciò che si vuole, diciamo, davanti a questo valore dell'antichità, perché ci sono degli edifici molto interessanti dal punto di vista della storia dell'architettura contemporanea che sono minacciati, dunque allora si fa qualcosa anche se non è realmente considerato un vero monumento. È molto interessante osservare come si fanno i limiti tra patrimonio e non patrimonio, come si negoziano questi limiti. E per me era una cosa meravigliosa di osservare gli specialisti dell'inventario del patrimonio sul terreno, ero con loro e vedevo come facevano. Per esempio, la copertura del mio libro La fabbrica di patrimonio, che è dunque il risultato di questa indagine, rappresenta una borne Michelin. Borne si dice? Borne? No, borne è la cosa sulle strade che indica i chilometri. Come si dice? La pietra di velocità. No, pietra miliare, grazie. Michelin, perché è il nome del costruttore romantici che hanno fatto queste pietre miliari essenzialmente negli anni 20. E la storia è che accompagnavo un giovane storico d'arte che faceva l'inventario di un piccolo villaggio di Bretagna e eravamo nella sua auto e poi ha frenato brutalmente, ha fermato l'auto, uscito dal suo appareggio fotografico, le sue note, eccetera, e ha girato attorno a questa borna biliera, che era una cosa, una borna biliera, e ha cominciato a grattare la data, un segno qualunque, eccetera, ha fatto le foto, eccetera. E vi ho chiesto, ma è molto interessante perché documenta la storia dell'automobile anni 20 e poi non ne resta più, ci sono pochissime borne biliari che sono state conservate, dunque valore di significato, valore di rarità. Antichità relativa va anni 20, ha visto la data, autenticità, rimasta assolutamente uguale dagli anni 20 e dunque è entrata così sotto i miei occhi nella catena e gli ho chiesto ma lei pensa che 30 anni fa sarebbe stato così, qualcuno l'avrebbe preso, no, 30 anni fa nessuno, e poi mi ha detto e vari colleghi non la prenderebbero neanche oggi. Dunque, tra specialisti non ci sono gli stessi riflessi davanti a un oggetto così. Volevo chiederle una cosa riguardo al tema del pagamento, quello del costo dell'accesso. Il classement nella sua fase originale era un classement molto limitato. E questo era così anche in Italia, non dimentichiamo che la legge del 1909 è una legge, diciamo, di tutela del sommo pregio delle opere d'arte, quindi è una legge che prevede che oggetti patrimoniali possano essere riconosciuti ma non tutelati, cioè non tutelati nel senso che possono entrare nel mercato, possono essere venduti, ceduti e così via, perché lo Stato, nel caso italiano, ma anche nel caso francese, si deve occupare solo di una cuspide del valore, che deve essere il cuore del patrimonio. Questo era il concetto. Questo
naturalmente consentiva di proteggere opere d'arte, di conservarle a spese pubbliche molto spesso, senza avere bisogno naturalmente di quote e di aiuto da parte del privato. Allora mi pongo questo problema: nel momento in cui il patrimonio si dilata e il riconoscimento di oggetti a valore patrimoniale anche sulla scorta della pressione delle comunità diventa ipertrofico, cioè diventa questa quantità, non è inevitabile che il processo di, diciamo, mercificazione tocchi questo ambito? Cioè il discorso è questo: nel momento in cui è davvero prodotto identitario, in un momento della storia lo è, sia della storia francese sia della storia italiana sicuramente, e anche di altri paesi, questo bene tutto sommato è mantenuto, conservato dallo Stato, e sappiamo che alcuni musei non facevano pagare, e comunque i biglietti erano cose molto simboliche, quindi diciamo che era gratis. Questo elemento del pagamento non è anche in correlazione con questo aumento del patrimonio, aumento numerico del patrimonio, estensione? L'estensione dell'aumento del patrimonio è un problema per tutti i paesi occidentali, ovviamente, e è un problema anche perché mostra che c'è una contraddizione tra due valori. Si può decidere di conservare qualcosa, di proteggere un sito, un monumento, eccetera, perché ha un valore patrimoniale e anche un valore turistico, dunque è un valore di mercato. Se fa venire della gente in un piccolo villaggio perché ha un bel castello, eccetera. Ma nell'altro lato c'è il problema che se si protegge, diciamo, un castello, si protegge anche automaticamente gli ambiti, e dunque non si può costruire niente. E allora ci sono degli sindaci di piccoli villaggi, piccole città, che non sono contenti perché non possono fare il parking, non possono fare la maison de retraite, anche delle case di riposo. Esatto. E dunque c'è una contraddizione assolutamente difficile da assolvere tra questi due, come si dice anche in francese, le deux visées, sì, che sono ambedue legittimi, ma contraddittorie. E per proprio il nodo di contraddizioni. Un'altra contraddizione molto interessante, di cui mi sono accorta lavorando su questo dominio, è il fatto che nella difesa del patrimonio, nella sensibilizzazione della cosa patrimoniale, si incontrano due tipi di attori molto diversi. Da un lato i vecchi proprietari di castelli, che sono della gente ricca, oppure ricca, aristocrati, eccetera, eccetera, che normalmente votano a destra, ma anche, dall'altro lato, i giovani militanti che contro il capitalismo, contro l'artificializzazione del suolo, contro, eccetera, eccetera, vogliono mantenere il patrimonio perché pensano che sia un valore non economico e dunque non capitalistica. E dunque si vedono nelle associazioni di difesa del patrimonio l'incontro tra due tipi di pubblici totalmente opposti, la destra, la sinistra, i vecchi, i giovani, eccetera, eccetera. Questo è anche una specificità dell'oggetto patrimonio. Anche nel caso italiano adesso, soprattutto recentemente, facendo anche uno spoglio della stampa di destra e di estrema destra, emerge
il ritorno di questo elemento patrimoniale identitario, ovviamente, come una cosa che nel caso italiano non era esistita, perché non dimentichiamo che il patrimonio nel caso italiano è un elemento di identificazione nazionale senza declinazioni ideologiche. L'articolo 9 della Costituzione lo prevede come compito della Repubblica, ma è un'adesione, diciamo, sentimentale, diciamo, che non ha dietro una base, non ha mai avuto realmente una base ideologica, perché è sempre stato appannaggio poi di élite la costruzione culturale del patrimonio, inevitabilmente, probabilmente. Ultimamente, diciamo negli ultimi anni, emerge anche questo aspetto, che nel dibattito pubblico italiano è ancora minoritario, nel senso che si capisce dalle riviste specializzate o di parte, non è emerso come elemento di propaganda politica, non è così evidente, però è latente obiettivamente anche questo elemento. Non sappiamo se diventerà oggetto di contrasto politico, ma questo segnale, che viceversa in Francia è già esplicito, esiste anche in Italia. E che ha da fare con il terzo volume del mio memoir. Esattamente. Le France, che sono tre volumi, tre tomi, tre grossi. Posso fare una domanda? Qua. Mi scuso perché sono arrivato in ritardo per l'ultimo video. Però mi interessa molto questa cosa dell'autenticità, patrimonio, tutela certo del patrimonio e quindi dell'autenticità, occupandomi di restauro, però la domanda è, e restauro dove sta questa logica, cioè della difesa dell'autenticità che sta alla base del riconoscimento del patrimonio? Qua cosa deve puntare per chi si è occupato di questi valori? Al mantenimento fisico dell'oggetto, alla costruzione della significatività dell'oggetto, e che significa puntare anche alla riformalizzazione. Quale sono del pensiero di un sociologo, di uno storico, quanto le due persone sedute là, gli obiettivi che si deve dare a restauro? Grazie. Non sono sicura di aver capito bene, però sono stata un po' distratta. E la questione del restauro? Sì. Sì, e i dibattiti sul come restaurare. Allora, questa questione è assolutamente presente adesso in Francia a causa di Notre Dame, no? Capito? E dunque ci sono articoli quasi ogni giorno nei giornali sulla questione di sapere se si deve provare a restaurare l'età originale, se possiamo raccomandarlo. Con la freccia o senza la freccia, se dobbiamo rispettare la Charte de Venise, la carta di Venezia, o no, se possiamo non rispettare, eccetera. Questi dibattiti sono stati molto importanti in tutto il Novecento tramite gli specialisti di architettura, del patrimonio, eccetera, e hanno risultato in questa Charte de Venise, ma in modo molto divertente, diciamo, ma un po' triste anche. Tante persone non conoscono l'esistenza di questa Charte e pensano che sia una decisione come per qualsiasi edificio, e che sia una questione di gusto, di decisione, eccetera, senza avere l'idea, la nozione che è un edificio patrimoniale e che dunque è sottomesso a delle costrette giuridiche e deontologiche molto forti. Dunque c'è una incredibile differenza tra la cultura dei specialisti che sanno che
ci sono delle cose, e poi quelli del grande pubblico che si sente congelato, che vuole avere la sua parola e dire ah, a me parrebbe che no, la freccia non è importante, o bisognerebbe fare un gesto architetturale, o bisognerebbe utilizzare questo incendio per modernizzare il paesaggio parigino e fare un monumento in vetro, per esempio. E dunque c'è una diversità di cultura architetturale e patrimoniale assolutamente incredibile. Dunque, io studio questa cosa adesso, ho deciso di consacrare il mio seminario l'anno prossimo alla questione di Notre Dame de Paris e le conseguenze dell'incendio da un punto di vista assiologico, cioè i valori che la gente porta nel dibattito per tale posizione. Dunque, forse in un anno potrò dire più sui dibattiti a proposito del versavo di Notre Dame. D'altra parte c'è anche da questo punto di vista il grande precedente di Reims. La cattedrale che viene incendiata nel 1914, su cui c'è questo splendido libro di Gerkens, La cattedrale incendiée, che è uscito da Gallimard un anno fa, un paio di anni fa, perché che racconta molto bene, anche in questo caso, il trauma di un simbolo della Francia e dall'altra parte tutti i processi di valorizzazione, in questo caso legati alla nazione, che sono collegati. Probabilmente un paragone tra Reims e Notre Dame sarà molto interessante. Le scelte di restauro, poiché ci sono dei specialisti che dicono a Reims hanno fatto del betone, si dice? Il cemento, e dunque possiamo fare cemento anche a Notre Dame, dunque qua ci sono molti dibattiti. Sì, perché la volta linea fu fatta di cemento nel 1920. Si aveva un'altra idea del cemento all'epoca. Prego. Grazie. Scusate, mi ripeto che arrivo male. Due brevissime cose, più diciamo sul filo della riflessione che avete fatto, una sulla categoria del trauma e una su quella dell'inestimabile. Per quanto riguarda l'arte in Italia, ad esempio, mi è venuto in mente qualche cosa che può forse favorire il dibattito tra Italia e Francia, in particolare a Bologna, che è il Memoriale di Ustica, che è realizzato da Cristiano Boltanski, fratello del sociologo, insomma, quindi, come dire, il valore probabilmente di quell'installazione che riprende l'aereo dappertutto ci fa vedere evidentemente come la tesi iniziale del cedimento strutturale si commenti da sé, cioè sia stato effettivamente un tentativo di depistaggio. E quello è perfettamente, diciamo, un esempio diciamo, artistico perfettamente incline a riconoscere la categoria del trauma. E perché? Credo che dipenda dal fatto che l'arte ha rappresentato, però appunto lo chiedo a voi, in alcuni aspetti abbastanza fragili storicamente della nostra democrazia una funzione suppletiva rispetto al rapporto problematico che avevamo con la verità. Abbiamo avuto un rapporto problematico con la verità nell'Italia repubblicana, mi riferisco agli equilibri politici, mi riferisco per esempio alla politica dell'amante arabo e della moglie americana, quindi molto probabilmente in questo senso l'arte ha avuto una funzione suppletiva di riflessione sul non dicibile, su una realtà che per tanto tempo è stata celata. Forse è anche nella impopolarità o nella parziale impopolarità che in un segmento della nostra storia recente ha avuto il giornalismo d'inchiesta che alcune forme artistiche tornano popolari. Pensate a come cresce la popolarità del romanzo giallo, del romanzo poliziesco, anche soprattutto scritto da magistrati. Diciamo qualcosa di verosimile, diciamo qualcosa di intelligente, che è una realtà del buon senso anche se non è la verità giudiziaria. Quindi forse il suo intervento di prima, io lo vedo in quest'ottica, andrebbe rivisto l'equilibrio politico che ha fatto sì che non ci occupassimo soltanto di arte come di estetica sociale, come lo chiameremo sui testi, ma anche di
arte nella società, cioè stabilire un'idea di funzione della critica che nella nostra filosofia contemporanea è sempre stata forse meno sviluppata che in Francia, questo sì. Però questa è appunto un'osservazione, cioè potrebbe essere che l'impopolarità del giornalismo d'inchiesta e gli equilibri politici fragili in Italia abbiano garantito una funzione civica dell'arte che necessariamente deve passare per il trauma, perché non possiamo dire tutto quello che immaginiamo sia successo, per esempio negli anni di piombo, come parlava lei prima. La seconda cosa è la categoria dell'inestimabile. Se è vero che l'inestimabile è qualcosa che si distacca proprio dalla formulazione stessa del valore economico, sappiamo però che 25 anni fa in Italia abbiamo avuto gli attacchi al patrimonio artistico da parte della criminalità organizzata, da parte della mafia. Lì l'idea, quella era un'idea purtroppo piuttosto forte dal punto di vista politico e culturale, cioè il tema identitario. Noi attacchiamo per costringere lo Stato a trattare. Noi mafiosi che cosa facciamo? Attacchiamo il patrimonio artistico perché appunto è inestimabile, quindi mettiamo in gioco la stessa identità di una nazione, però per fare cosa? Per renderla meno appetibile dall'esterno, quindi in termini proprio di turismo, quindi anche di flussi economici, e allo stesso tempo per costringerla a trattare con noi. Ora, non sappiamo se c'è stata veramente la trattativa Stato-mafia, ma sappiamo che gli attacchi al patrimonio artistico a un certo momento sono finiti. Quindi, categoria pasoliniana del buon senso, chissà cosa è successo, non stanno a decidere, non è neanche dirlo, certamente non scrivere. Però mi chiedo se l'inestimabilità possa essere riproiettata sul discorso economico laddove c'è un livello di conflittualità sociale molto forte su come si definisce, su come si stabilisce il rapporto di gestione della cosa pubblica tra un potere costituito legittimo e un potere costituente illegittimo. Ma che questione difficile. Ma penso al caso dei Buddha che sono stati distrutti dai talebani, qui non è per diminuire l'attrattività per i turisti, è semplicemente per ragioni di fanatismo religioso. Dunque ci sono delle situazioni in cui il patrimonio è attaccato per certo, delle ragioni che non possiamo approvare. Sì. Ma è difficile andare più avanti in questa riflessione, perché una volta che si è detto che il patrimonio simbolizza sia uno tipo di religione, sia uno tipo di comunità nazionale in cui non si riconosce, ma che cosa si può dire? Ci sono degli attacchi che sono diretti davanti a un oggetto per ragioni simboliche, perché simbolizza qualcosa. E il problema del valore di significato del patrimonio è protetto perché significa qualcosa, ma può essere anche attaccato perché significa qualcosa. Questa è una questione di conflitto interno alle popolazioni che sono concernate da questo patrimonio. Non posso aggiungere tanto più. Comunque il caso dei Bamia e dei Buddha per tornare sul tema dell'autenticità, i Buddha sono entrati nel World Heritage List 3-4 anni dopo essere stati distrutti. In quel caso fanno parte di un patrimonio universale in assenza. Allora qui l'autenticità non esiste però. Penso che se sono stati considerati come patrimonio universale è perché al momento in cui sono stati distrutti erano autentici. No? Adesso sono. Diciamo che ha avuto un valore simbolico politico l'inserimento, ma il monumento non esiste più di fatto. Ma sono entrati dopo la ma c'è una memoria. Il patrimonio è anche fatto in grande quantità di memoria del patrimonio, cioè delle fotografie, dei racconti,
discorsi, il patrimonio non è solo ciò che è stato conservato fisicamente, è anche ciò che è stato conservato nella mente. Per me assolutamente, però ripeto, questo sfida il tema dell'autenticità, cioè non è quello il principio fondamentale, dire questo è patrimonio, questo non lo è. È più il valore simbolico, soggettivo della comunità, della collettività, spesso in disaccordo con la comunità degli esperti, lo sappiamo, ma chi ha il diritto di dire l'ultima parola? L'ultima parola sull'autenticità? Sull'autenticità e sul fatto, sulla patrimonializzazione come tale, cioè un oggetto deve essere parte del patrimonio o no? Ah, l'ultima parola si presenta nelle commissioni di patrimonializzazione dagli esperti. Ho fatto l'osservazione di varie commissioni di patrimonializzazione in Francia, che è assolutamente appassionante il modo in cui vari tipi di persone, specialisti, storici, sindaci, associazioni, eccetera, si riuniscono e dibattono per sapere se tale o tale oggetto merita di essere patrimonializzato. E il risultato di un compromesso tra vari tipi di attori. Ah. E manca la comunità, però. La comunità. Sì, no, no, delle comunità locali sono anche presenti. Sì, sì. Quando c'è conflitto. Sì. Su questa linea di argomentazione stavo riflettendo mentre ascoltavo la sua lezione sui 9 registri di valore, sui 9 valori e su quello ovviamente più importante, cruciale dell'autenticità, che come abbiamo detto è stato lasciato un po' fuori perché comunque lì ripercorre tutto. E tornando indietro con la memoria su un lavoro di censimento che l'istituto ha fatto, che ho seguito per l'istituto, stiamo parlando già di 10 o 15 anni fa, sul censimento sui patrimoni etnografici presenti e non sempre conosciuti, non sempre inventariati addirittura, presenti nelle istituzioni di conservazione della regione. E benché fossero presenti degli esperti delle 4 aree continentali di origine, è stato un lavoro, diciamo, che oggi direi, ma mi viene un po' da pensare quanto sia stato effettivamente autentico anche quel lavoro di censimento, nel senso che sappiamo perfettamente che è un tipo di patrimonio che presuppone altri tipi di valutazione, no? Quindi questa autenticità era difficile identificarla in gran parte di questi oggetti. Ora, altri valori c'erano, significatività, identificazione, abbiamo, come dire, dei nuovi cittadini, e per cui c'era anche un discorso di politically correct, perché escludere una serie di patrimoni che oggi devono entrare nella comunità ed essere riconosciuti come patrimoni comuni. Però anche questo era è un settore in cui è molto difficile, voglio dire, mi viene da pensare quanto sia stato molto molto negoziato il valore di patrimonializzazione. Sì, tipicamente tipi di oggetti che non sono al cuore del concetto di patrimonio e dunque per cui i criteri non sono ancora stabilizzati e sono vulnerabili alle pressioni di tale tipo di attore che vuole imporre la sua concezione del patrimonio. È molto più interessante lavorare per un sociologo, lavorare su oggetti fragili, oggetti che non sono tipici, che sono al limite del corpus, perché là si vede le discussioni, niente è ovvio, la gente deve discutere e dunque quando la gente discute si vedono i valori, i criteri, eccetera. E la ragione perché per me era molto interessante
monumentale del patrimonio piuttosto che sul servizio dei monumenti storici, dove le cose sono stabilizzate e il solo problema è di sapere se scegliamo di proteggere piuttosto questo castello o questo altro. Beh, ma non è molto interessante dal punto di vista sociologico, ma quando si è di fronte alla Bonnichà, alla Pietra Miliare, là è interessante, perché le cose non sono stabilizzate per niente. E poi ci sarà la differenza fra i processi di identificazione dell'oggetto patrimoniale e poi c'è il problema delle risorse, perché c'è un decisore delle risorse che non è sempre identico a quello che stabilisce ciò che è patrimonio e ciò che non lo è. La sopravvivenza del patrimonio dipende anche da quest'altro decisore, quindi ancora più complicato. Sì, rispetto proprio a questi ultimi scambi che ci sono stati, faccio più che altro una considerazione che la patrimonializzazione, per come è strutturato il sistema giuridico in Italia, è qualcosa che si fa ma non si dice, nel senso che, adesso mi dispiace che è andata via, c'era la sovrintendente di Bologna che poi si occupa della tutela, che non è pensabile far entrare nel patrimonio culturale degli oggetti per una valutazione di tipo patrimoniale, cioè per la rilevanza per la comunità. Non si può fare, non si fa, è quasi illegittimo per la normativa, perché il valore di un bene culturale in Italia è contenuto nel bene in sé e quindi rispetto ai principi che lei enunciava solamente alcuni sono presi in considerazione. Tutta la dimensione patrimoniale è qualcosa che si tiene in considerazione ovviamente, quando è stato deciso di rifare la Fenice, il teatro di Venezia uguale a com'era, lì sono stati messi in gioco dei valori patrimoniali ovviamente, ma non si possono enunciare in Italia, nel senso che è come se tu aprissi un capitolo diverso, tanto che si usano due termini diversi, ne parlavamo con il professor Balzani, che in Italia c'è differenza tra patrimonio culturale ed eredità culturale. Eredità culturale rappresenta tutto il processo di patrimonializzazione, il patrimonio culturale è l'oggetto. In francese non c'è questa differenza, in inglese nemmeno, tant'è che in Italia è molto difficile recepire la Convenzione di Faro perché non sappiamo, cioè ci sono due scuole di pensiero, se tradurre cultural heritage come eredità culturale o patrimonio culturale, perché in inglese heritage vuol dire sia patrimonio che eredità, e lo stesso in francese è il patrimonio. Quindi noi adesso abbiamo parlato, lei ci ha portato in un mondo molto interessante che noi abbiamo ben presente, però poi ci scontriamo con questa, che è più di una consuetudine in Italia, perché è proprio un impalcato giuridico. E quindi qui era più una considerazione che una domanda, però le volevo chiedere se questo termine, questa questione lessicale, anche secondo lei poi nasconde una distanza mentale, oppure noi italiani stiamo sofisticando su qualcosa che non c'è. Poi ho anche una seconda domanda. No, ma io non ho capito bene la differenza tra eredità culturale e patrimonio o patrimonio culturale? Patrimonio culturale sono gli oggetti che sono protetti per i loro valori intrinseci di autenticità, di storicità, indipendentemente dal fatto che abbiano o no un riconoscimento di valore da parte della comunità, cioè non sono messi in gioco l'affezione, la memoria. Comunque il patrimonio è piuttosto per specialisti. Funziona? Sì. Comunque viene una nozione più amministrativa. Sì, viene riconosciuto solo per dei valori che sono intrinseci al patrimonio, non dalla relazione con la comunità di riferimento. Cioè le persone non ci sono, non esistono. Ma nell'eredità culturale, per esempio, che tipo di oggetti sarebbero? Nell'eredità culturale
naturale ci sono tutti quegli oggetti che hanno valore per quella comunità e potrebbero non averla per un'altra comunità, per esempio tutti gli oggetti delle culture tradizionali, però anche nella nell'eredità culturale c'è anche la storia dell'uso di quell'oggetto, cioè c'è la relazione che quell'oggetto ha avuto anche nel passato con le comunità. Cioè, quando in Italia si riconosce il valore, si vincola, entra nella lista degli oggetti vincolati a un bene, non si pone mai, non si mette mai in gioco, oppure si mette in gioco ma non si dice, non si dichiara, la relazione che quel bene ha avuto e con le comunità del passato e con quelle attuali. Ma la parola eredità culturale è apparsa quando? Dopo la parola patrimonio? No, eredità culturale c'è sempre stata in senso estensivo, non in senso specialistico. Adesso noi ce la dobbiamo porre perché la Convenzione di Faro in qualche modo chiede ai paesi di riconoscere anche questa dimensione appunto patrimoniale, ossia di relazione. Perché la parola, mentre la parola patrimonio culturale è nella normativa di protezione, la parola eredità non c'è. L'articolo della legge dice così: il patrimonio è fatto di beni culturali. I beni culturali sono cose, questo è il meccanismo. Quindi si ritorna all'idea iniziale del patrimonio italiano. Se viene usata nella traduzione di Faro la parola patrimonio, è chiaro che la Convenzione di Faro trasforma il codice dei beni culturali, perché la parola patrimonio è esigibile da un punto di vista giuridico. E quindi tutta la struttura della conservazione e tutela amministrativa in Italia entra in crisi, perché è una struttura che parte dallo Stato, non parte dalle comunità. Se viceversa si lascia la parola eredità culturale, questo significa che la Convenzione di Faro è un consiglio, un auspicio, un processo che affianca il codice, ma non mette in crisi l'apparato organizzato della tutela e della conservazione. Questo argomento in Italia è tabù. Non ne fa nessuno, salvo poche nicchie di specialisti. Non è un argomento pubblico, cioè non c'è sui giornali, nonostante il Senato della Repubblica abbia rinviato il recepimento della Convenzione di Faro, perché da parte del Ministero c'è ovviamente una grande preoccupazione a tradurre cultural heritage, patrimonio. E soprattutto heritage community, che credo fosse esattamente quello a cui lo però esatto. Il problema non esiste solo per noi. Noi almeno abbiamo firmata, sì. Francia, Germania, Inghilterra, Spagna non hanno neanche firmato la Convenzione di Faro. Questo qualcosa vorrà dire? Sì, certo, è chiaro che vuol dire, nel senso che è evidente che c'è un impianto occidentale della percezione del valore che questa legge, questa norma, questa convenzione mette in discussione. Ed è un problema generale. Nel caso italiano è anche di parole. In altri paesi è di concetto, di organizzazione. Nel caso italiano è anche un problema di parole. Quindi l'argomento è molto affascinante, perché noi ci troviamo a una grande svolta dal punto di vista della relazione con gli oggetti. Ma se capisco bene, eredità culturale è la traduzione dell'inglese cultural heritage e dunque è la conseguenza delle decisioni internazionali
relativi al patrimonio culturale immateriale. Dunque è una forma di adattazione del linguaggio alla nuova situazione creata dall'invenzione della nozione di patrimonio culturale immateriale o no? No, in generale. Sì, ma il fatto che sia una parola direttamente tradotta dall'inglese dimostra che è la conseguenza di decisioni a livello internazionale e che prendono in conto le domande politiche dei paesi del terzo mondo, eccetera, eccetera. Sì. È chiaro che è un processo che nasce in un contesto postcoloniale, questo è il punto. E nel caso europeo, la Convenzione di Faro è successiva alla guerra in Bosnia e quando la comunità europea si pone il problema della ricostruzione delle identità nell'ex Jugoslavia. Quindi ci sono motivazioni di politica internazionale che indubbiamente hanno accelerato o creato questi processi. Quindi è molto interessante anche sotto questo punto. Non ho sentito dire che in Francia utilizziamo la nozione di eritage culturel. Penso che la parola di patrimonio, la contiene. E diciamo patrimonio culturale immateriale versus patrimonio culturale materiale. Ma forse un giorno diventerà necessario utilizzare la traduzione dell'inglese, il cultural heritage, per prendere in conto queste nuove domande di patrimonializzazione di culture non occidentali. Non so. Sì. No, anche sul piano linguistico. Certo. No, è benissimo quello che diceva il professore, che questo processo è di fatto il frutto della decolonizzazione in atto. In qualche modo l'UNESCO è stata costretta a inserire il cultural landscape e i beni immateriali sulla pressione e degli aborigeni australiani in un caso e dell'altro di alcune, soprattutto del Marocco e del Maghreb africano. Però queste esigenze sono reali e ci dobbiamo fare i conti, insomma, è molto western oriented al World Heritage List, forse un po' troppo. Bene, allora grazie ancora, come si è visto dal dibattito la sua relazione ha avuto un pieno successo, eravamo una piccola comunità molto appassionata di specialisti, per cui la ringraziamo davvero per questo aumento di sapere e di conoscenza che ci ha dato.